Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 25 aprile e come sapete per noi italiani è la giornata della liberazione, quindi un dato importante, dato importante che coincide con le ferie, con la scuola, il lavoro, quindi è una giornata anche di festa, diciamo così. Però è anche vero che il 25 aprile per noi juventini è una data anche di lutto e di ricordo, di memoria. Quello di 20 anni fa, il 25 aprile 1995, era una giornata che per noi di festa non aveva nulla, perché in quel giorno è morto, morì appunto Andrea Fortunato. Chi era Andrea Fortunato? Andrea Fortunato era uno dei giovani più promettenti del tempo, nato nel 71, quindi quando è morto aveva nemmeno 24 anni, visto che gli faceva a luglio, li avrebbe fatti a luglio. Un giovane che era stato soprannominato come il nuovo Cabrini, no? Perché intanto era un terzino sinistro, un terzino fluidificante sinistro, che aveva delle movenze molto simili a Cabrini, e ovviamente al di là del paragone, che magari era esagerato al tempo, perché ancora era molto giovane, doveva ancora affermarsi pienamente. Diciamo che per quello che ha fatto vedere al tempo, insomma, Fortunato era qualcosa di molto vicino, non dico Cabrini, ma comunque uno dei più promettenti, interessanti terzini del tempo. E questo lo dicevano in tanti, lo dicevano Trapattoni che l'ha allenato, lo diceva, l'ha pensato sicuramente Arrigo Sacchi che l'ha allenato per poche presenze che ha avuto in nazionale maggiore, insomma, e così tanti altri personaggi che l'hanno avuto al fianco come compagno o l'hanno allenato. Andrea Fortunato, io ovviamente, essendo giovane, al tempo avevo 3 anni quando è morto, non l'ho mai visto dal vivo, mai visto in televisione, comunque nello stadio, ma ho potuto vederlo grazie a quelli che sono i ricordi, i video nei social, su YouTube. Ogni anno la Juventus ricorda Andrea Fortunato sui suoi social e la cosa mi emoziona parecchio. Diciamo che il suo ricordo, la memoria che ogni anno viene tramandata di anno in anno, non è una cosa forzata e dovuta perché è morto e quindi si ricorda la data. Ma quello che è successo al tempo sicuramente ha inciso così molto sul cuore dei tifosi juventini e non solo, che a distanza di anni il suo ricordo è ancora vivo e la memoria anche della tristezza, del lutto, della disperazione di perdere un ragazzo così giovane si sente ancora molto. C'è qualcosa in Andrea Fortunato che ha portato tutti noi tifosi juventini, non solo, a ricordarlo come se fosse morto ieri. Invece sono passati 23 anni, ragazzi, che è, insomma, un quarto di vita, ecco, se non di più. Quindi la cosa mi colpisce ancora molto, pur non avendolo vissuto pienamente io da tifoso, avendolo vissuto solo dopo che era morto, dopo molti anni, la cosa colpisce molto anche a me. Quindi penso a coloro che l'hanno vissuto, l'hanno visto crescere in quei pochi mesi che ha fatto la Juventus, quei pochi anni che ha giocato da professionista e ovviamente i giocatori che erano con lui in squadra. Fortunato arrivò alla Juventus nel 93, che fu un anno di rivoluzione, un anno di rivoluzione, una di tante rivoluzioni di quegli anni, in cui arrivò anche ovviamente Alessandro Del Piero. Due giovani promettenti al tempo, uno sappiamo come andrà a finire, Del Piero, ovviamente il nostro ex capitano, la storia forse una delle più belle storie del calcio della Juventus, e l'altro purtroppo andrà a finire con la morte prematura di questo giovane. Andrea Fortunato, come ho detto, era uno dei terzini fluidificanti più interessanti del momento, avrebbe fatto sicuramente, no, e non dico perché è morto, perché nessuno ha detto perché è morto, ma perché era vero così. Uno dei terzini più interessanti, sicuramente chissà come saranno andati le successive avventure della nazionale fino al 2002, contando l'età, con Andrea Fortunato in campo. Chissà, avremmo potuto fare cose molto interessanti, visto che comunque il ruolo del terzino e il suo particolare, visto che era uno dei terzini che spingeva, 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 andava fino alla fascia, alla fine della fascia, quindi anche molto moderno in tal senso, avrebbe potuto portare molto alla nazionale. Quindi la cosa ovviamente non abbiamo potuto avere l'onore di vedere questo giocatore giocare fino alla fine dei suoi anni di carriera. Purtroppo è morto troppo presto. Come sapete, la vicenda di Fortunato è stata anche triste in generale, nel senso che Fortunato ha iniziato la stagione appunto 93-94 veramente quasi subito titolare. Trapattoni lo mise subito in campo perché è un giocatore che già aveva già veramente molta, molta certezza. E la cosa brutta è che a un certo punto, primavera del 94, a un certo punto Fortunato iniziava a giocare male. Come se, ovviamente la causa la capiremo dopo, però molti dicevano che Fortunato non vuole giocare, che era lavativo. Quindi molti insulti partirono anche questi tifosi che mugugnarono contro Andrea Fortunato senza sapere, neanche lui lo sapeva, quella che in realtà era ciò che covava dentro il suo fisico, il suo corpo. E a un certo punto, in amichevole intorno alla tarda primavera del 94, a fine primo tempo, Fortunato esce dal campo e dice al mister: "Sono sfinito". Cioè, faceva un amichevole appena campionato in cui la forma deve essere al top, e questo giocatore qua non riusciva più a fare niente. Cioè, era già morto, completo, sfinito, come se avesse giocato 90 minuti quando era l'amichevole, una cavolata in realtà per un professionista, dopo un tempo. E ovviamente se allarmarono, al tempo il dottore era il medico curante dell'agricola, ben noto, e fece degli accertamenti per questo Fortunato che chiaramente destava qualche sospetto.
e venne fuori una leucemia linfoide acuta. Una malattia che solitamente non lascia scampo, e non lascia scampo adesso che siamo in piena, insomma, su un progresso nella medicina e così via. Al tempo ovviamente la cosa era ben peggiore. E il trapianto non ha potuto farlo perché non c'erano donatori compatibili, e fece una cura con delle cellule sane da parte della sorella, del fratello, non mi ricordo, e del padre. E rigettò le cellule della sorella, ma non quelle del padre. Quindi inizialmente Fortunato iniziò a riprendersi, quindi continuò le cure e iniziò anche ad allenarsi nel campo col Perugia, perché venne curato a Perugia. Tra l'altro si ricordano Ravanelli che diede in prestito la casa, sulla casa di Perugia, ai genitori per stare vicino al figlio. E queste cure iniziavano ad andare bene, iniziavano un po' a ripigliarsi, tanto che si ricorda, e lo ricordano appunto le memorie, quello che si trova scritto su internet, che appunto Andrea Fortunato andò in visita a Genova quando c'era Sampdoria Juventus, quindi a incontrare i suoi compagni di squadra. Quindi sembrava tutto andare per il meglio. A un certo punto però succede una cosa bruttissima, che ovviamente, come sapete, quando c'è una leucemia le difese immunitarie sono molto basse. E prese una brutta polmonite, che magari per noi può essere una malattia facilmente risolvibile, per un leucemico no. E quindi ebbe questo drastico calo, e con queste polmonite morì. Il 25 aprile 1995 Andrea Fortunato morì. Diciamo che questa storia è molto, molto triste. Tra l'altro poi la curva, i tifosi, insomma, che avevano mugnato contro, insultato in qualche modo Andrea Fortunato, ma in assoluta buona fede, si scusarono quando seppero appunto della malattia di Andrea Fortunato. Quindi non era un discorso di essere lavati o quant'altro, mentre non potevano saperlo, quindi diciamo che le scuse sono state accettate, perché mi pare giusto così. Detto questo, Andrea Fortunato, quindi poi è stato anche dedicato un premio al suo nome. Andrea Fortunato è un nome che ricorre spesso e che ha inciso molto su quello che è il sentimento non solo degli juventini, ma anche quello degli italiani, tifosi, quelli più sportivi, chiaramente, per come è avvenuta la cosa. Ricorda molto un po' quello che è successo, anche se è un po' diverso, con Astori, e tutti sono riuniti intorno ad Astori e alla Fiorentina, perché per come è venuta quella cosa là, diciamo che nessuno se lo sarebbe aspettato. È una cosa fuori dal naturale che un ragazzo di 31 anni come Astori muoia nel sonno, è innaturale che un ragazzo di 23 anni abbia una leucemia così acuta che lo porta in via pochi mesi. Quindi chiaramente sono storie molto simili, anche se uno è un calvario e uno è una morte improvvisa di un secondo. Detto questo, perché questo video? Beh, chiaramente questo video per commemorare il suo ricordo, la sua immagine, la sua figura, questo ragazzo che è un po' che ricorda molti dei tratti del sud Italia, che è molto capelli neri, quindi un ragazzo mi pare che fosse di Salerno, se non sbaglio, era nato, cresciuto a Salerno, non vorrei sbagliarmi, controllo, sì, Salerno. Quindi chiaramente un ragazzo veramente che è molto giovane, quindi pulito in faccia, molto in volto, quindi sembra molto giovane, pur essendolo in realtà. Un ragazzo che comunque ha lasciato quindi un tratto indelebile e triste, chiaramente, per il certo me felice, nel cuore di tutti noi. Perché ricordarlo? Perché insieme al ricordo voglio fare un appello che non è il mio unico e solo, e non lo invento io questo appello. Dedicargli una stella. Come sapete, intorno al Juventus Stadium viene circondato da delle stelle, sono 50 stelle, che con l'inaugurazione vennero messe lì, dopo una listona enorme di 100 juventini, giocatori della Juventus che avevano fatto la storia dei 114 anni al tempo della Juventus, e venne fatta questa selezione di 50. Tra questi nomi figurano dei campioni, campionissimi assoluti come Del Piero, Deschamps, Zidane, Zoff, beh, questi qua, i soliti, Scirea, ma non figura in nessun modo il nome di Andrea Fortunato. Il problema è che non credo che nessuno di questi nomi valga meno di Andrea Fortunato solo perché non sono morti in condizioni così tragiche. Però è anche vero che Andrea Fortunato, per quello che dopo a distanza di 23 anni rappresenta, credo che sia giusto in qualche modo ricordarlo ancora di più, mettendo sulla pietra il suo nome per sempre, indelebile. Perché è vero che i ricordi si tramandano in padre e figlio, ma prima o poi il ricordo di Andrea Fortunato, secondo me, potrebbe andare un po' scemando, nel senso che le persone che l'hanno vissuto sono ancora vive probabilmente, e quindi lo ricordano, però non è che poi è una cosa che tramanda di padre in figlio come se fosse una grande vittoria o così via. È un nome che potrebbe perdersi e rimanere solo negli almanacchi, negli archivi storici dei nomi, delle rose di 23 anni fa, di 30, 40 anni fa. Quindi direi che c'è qualcosa di più incisivo che rappresenta Andrea Fortunato per sempre, cioè uno fra 20 anni, 30 anni, quando uno dei nostri figli andrà a vedere lo stadium, vedrà
Andrea Fortunato per terra e chiederà al padre, insomma, che siamo noi, ma chi è questo Andrea Fortunato? E gli racconterà la storia. Allora sì che così si tramanderà la storia per sempre, perché la pietra parla per lui. E quindi l'appello che voglio rimandare a voi, in modo che la Juventus senta la nostra voce, per quanto possa servire, perché oggi è il 25 aprile, ma lo sarà anche il prossimo anno, e quindi ogni anno si ripeterà questa cosa qua, ed è giusto ripeterla ogni anno questa provocazione, questa richiesta. Dedicargli una stella. Allora, non so se le stelle potrebbero essere ampliate, quindi da 50 a 60, quindi inserire nuovi nomi, anche perché, ragazzi, come sappiamo, negli ultimi 6 anni abbiamo fatto la storia della Juventus più di che in molti altri anni. Quindi chiaramente anche i campioni degli ultimi anni, secondo me, ci sarebbe da inserire qualcuno, penso a Chiellini, Marchisio, o Pirlo, quindi chiaramente un rinnovo andrebbe fatto. Però è vero che non bisogna togliere neanche il merito ai campioni di 100 anni fa, cioè un sentimento di quarto perché dovrebbe essere tolto a favore di uno più giovane solo perché era più vecchio. Allora, forse un ampliamento andrebbe bene. Però c'è un nome che a me pesa molto tra queste stelle, che è il nome di Boniek. Boniek è uno di quei giocatori che sicuramente ha fatto la storia della Juventus perché ha vinto la Champions League, tra l'altro, quella Champions League là, di cui la memoria veramente è molto tragica, più tragica ancora di questo ricordo di Andrea Fortunato perché morirono 39 persone. Però è vero che Boniek, al di là di tutto, è un giocatore che ha sputato sempre sul piatto in su cui ha mangiato, sulla Juventus, continua a farlo con qualche tweet ad hoc verso Davis, verso Juventus, qua e là. Quindi è un giocatore che di juventinità, al di là di quanto possa essere stato importante per il gioco, in campo per me non rappresenta nulla. Io Boniek non lo ritengo uno dei juventini meritevoli di una stella. Ma credo che una stella vera e propria possa essere invece Andrea Fortunato, che stella è ormai fisicamente stella, in quanto se qualcuno crede, anche nel caso in cui come me nessuno credesse a qualcosa dopo la vita, però sicuramente una stella nel firmamento di chi non c'è più. È sicuramente una stella che andrebbe affissa al pavimento del Juventus Stadium. Quindi l'appello è, diamo, dedichiamo, regaliamo una stella ad Andrea Fortunato. Ciao ragazzi, fino alla fine come sempre, e alla prossima.